oggi sono qui, ho fatto questa scelta perché in questo periodo un po' particolare per tutti ho sentito proprio l'impulso e la necessità di fare qualcosa di bello per me, ma soprattutto per chi ne ha bisogno, e quindi ho deciso di donare i miei capelli per l'associazione Lori a Colori. Sì, sarà un bel taglio e sono contenta se questo taglio possa insomma far del bene a qualcuno, ecco. C'è una motivazione particolare che ti ha spinto a questo gesto? Sì, c'è una motivazione particolare che un po' mi emoziona e mi commuove e insomma, se sono qui la motivazione insomma, è facilmente intuibile e quindi mi fa piacere assolutamente che qualcuno possa sentirsi bella allo specchio. Allora, io ho un gruppo WhatsApp di amiche alle quali ho chiesto se insomma, qualcuna poteva conoscere qualche associazione o qualche parrucchiera che facesse questo servizio. Un'amica in particolare mi ha segnalato un gruppo su Instagram, Abibi Art Design. Ho contattato la pagina Instagram e mi hanno messo in contatto con le volontarie dell'associazione e con voi. Che rapporto si è creato con le volontarie? Quando hai detto che volevi fare questa donazione, poi come vi siete interfacciati? Sono state molto carine perché insomma mi hanno anche spinta molto a fare questa intervista perché far conoscere questa realtà insomma è importante e mi hanno subito chiamato per metterci d'accordo. Anche questo il motivo perché insomma gli anni che stiamo vivendo sono abbastanza pesanti per tutti e magari per persone che possono avere problemi di questo tipo possono essere ancora più pesanti, quindi lo faccio ben volentieri. Allora, per caso, anche con delle clienti, delle ragazze che mi chiedevano, che volevano donare i capelli, allora mi sono informata, anche attraverso dei social, mi hanno dato il nome di quell'associazione Lori a Colori. L'ho contattati e così abbiamo iniziato questo percorso. Ma vogliono tutte cercare di contribuire un po' a un sorriso in più. Da poco che stiamo facendo questo servizio e quindi ne avremmo fatte proprio un paio di mesi, quindi una decina di ragazze si sono sottoposte a questa iniziativa. Sì, lo fanno molto volentieri le ragazze. È un gesto semplice che regala tanto amore. Allora, questo progetto nasce per caso perché una mia amica mi aveva chiesto di fare un turbante per la sua, diciamo, suocera. E io non l'avevo mai fatto, quindi per accontentare lei ho provato a fare questo turbante che poi ho pubblicato su Instagram, sul mio profilo. Da lì ci sono state varie richieste, di cui una ragazza di Pescara e una mamma per la sua bambina, e quindi io me ne sono andata un po' in paranoia perché ho detto è impossibile che non si trovano turbanti in cotone. E niente, ho cercato delle associazioni nella zona tra Vasto e San Salvo. E ho trovato Lori a Colori, quindi ho mandato un messaggio, un'email e ci siamo incontrate il giorno seguente a casa mia per un caffè ed è nata questa collaborazione dei turbanti e il nostro progetto insieme si chiama Doniamo Colore alla Vita e doniamo turbanti e cappellini a bambini e a donne da 0 ai 100 anni. E da qui è nato un altro progetto grazie a una ragazza che ha ricevuto il mio turbante. Sempre su Instagram ho seguito il suo profilo e ho visto una sua foto con la sua treccia in mano, perché come ha iniziato la chemio si è tagliati i capelli e si è voluta fare una foto con questa treccia. E lì mi si è acceso un pallino, gli ho chiesto ma che ci fai con questi capelli? Lo doni da qualcuno? E lei mi ha detto no, veramente qui in Sardegna, a Cagliari, non ho trovato nessuna associazione che mi prende questi capelli. Allora ho parlato con Monica, che è la presidente dell'associazione Lori a Colori, e gli ho detto vogliamo creare questo nuovo progetto ed è nato così, dona con la testa, dona con il cuore.
capelli, per la donna è tutto, da quando sei bambina, da quando sei piccola, a sempre, sempre. Infatti noi donne ce l'abbiamo lisci, li vogliamo ricci, ce l'abbiamo neri, li vogliamo biondi, i capelli sono molto importanti. Però io penso che con l'aiuto della parrucca, il turbante sì, aiuta, perché quando non puoi mettere la parrucca metti il turbante. Però avere i capelli, anche se non sono i tuoi, secondo me aiuta, ti aiuta sia mentalmente che ti aiuta. Quindi puoi mettere anche il turbante sopra alla tua parrucca se non ti trovi bene con la parrucca, però sì. C'è qualche storia particolare che ti porti dentro in maniera speciale legata a uno dei turbanti che hai realizzato o anche questo progetto delle parrucche? Sono cose che restano, insomma, come traccia. Cioè, questo impegno che con l'associazione stai portando avanti, che cosa sta dando nelle persone che incontrate? Allora, è bello perché conosci tante persone. Devi essere un po' distaccata perché a volte ti leghi a una storia, perché soprattutto io, perché sono molto social, quindi ho un legame tra Instagram, e poi va a finire sempre che gli do il mio numero di WhatsApp. E quindi ci mettiamo a parlare dal turbante alla parrucca e poi parliamo di tutto. Quindi nascono tante amicizie e tanti legami che poi a volte vanno a finire un po' così, però ti rimangono i ricordi, ti rimangono i messaggi, i video e le stupidate che poi alla fine uno si dice. È bello. Noi cerchiamo di donare il più possibile negli ospedali, spesso andiamo a Lagbe a Pescara, che è una casa alloggio per bambini, e andiamo 2 o 3 volte l'anno. Adesso stanno facendo una casa nuova e abbiamo fatto una raccolta e abbiamo donato la porta Bibi. Io, le mie amiche, Loria Colori, le ragazze dell'associazione, abbiamo raccolto i soldi e abbiamo comprato questa porta. E spesso andiamo e portiamo le Barbie pelate, abbiamo portato i cappellini. Noi doniamo tutto l'anno, non solo a Natale, sempre. Quindi chi vuole entrare, io faccio la promotrice nella Loria Colori. Puoi entrare in vari modi, ci sono il tesseramento annuale, ci sono tutti i gadget che potete vedere qui dietro, le borse, le shopper, tante cose, e anche fare una piccola donazione di 5 euro, 2 euro, 1 euro, noi acquistiamo i tessuti che poi facciamo i cappellini, i turbanti e doniamo, quindi è un dono continuo. Silvia, tu come hai conosciuto l'associazione Loria Colori? Frequentando il centro ematologico di Pescara, e mi era stata indicata questa associazione tramite la dottoressa Pennese, e però per motivi logistici non riuscivo a stare a Pescara e a seguirlo. Però poi, parlando con un'altra mia amica, anche ematologa qui a Vasto, mi ha parlato di Monica, e stavo attraversando un periodo un po' duro da tutti i punti di vista, lei mi ha consigliato di andare vivamente, ha detto vai, così anche quello che stai vivendo è un centro dove comprendono tantissimo e sanno affrontare ogni aspetto che ti sta adesso in questo periodo ti sta distruggendo, e comunque è un punto dove puoi parlare veramente liberamente di tutti i tuoi pensieri, delle tue problematiche, delle tue necessità, e mi ha dato l'indirizzo di questa sede di San Salvo, e che frequento, e riescono pienamente a offrire e orientare e sopportare anche tutte le angosce, le preoccupazioni, e un po' di aiutarti anche a ricostruire un po' la tua personalità, che si sta comunque trasformando a causa della patologia, insomma. Anche perché la malattia è vissuta dalla persona, da chi sta facendo il percorso di cura, ma poi c'è la famiglia che è coinvolta in poi, tutto questo, quindi... Consideriamo che come quando c'è un terremoto, no? Ti crolla la casa intorno, e la famiglia da una parte ti vorrebbe aiutare, però dall'altra parte vuole essere anche rincuorata, al contrario, e a volte non hai la forza neanche per te stessa, quindi
non riesci a darla neanche a chi è intorno, ai tuoi figli, a tuo marito, ai tuoi genitori che sono ormai anziani, consideriamo anche le fasce d'età. E hai bisogno appunto di sfogare un po' questa rabbia, queste situazioni. È un'associazione che veramente mi sono trovata e mi trovo attualmente molto bene. Parlando appunto dei capelli, quello è stato un altro anche dei tanti problemi, perché comunque all'interno di una famiglia erano abituati a vederti con un'immagine che ti viene sconvolta in giro di neanche 15 giorni, ecco. Io di per sé sono una capellona, quindi vedermi all'improvviso io e a cascata anche chi mi circonda non è stato facile. E parlando con Monica, prima abbiamo parlato dei turbanti e subito non ho visto l'ora di mettermene uno in testa, francamente. Faceva un caldo quest'estate, però non ho visto l'ora, proprio per me è stato un salvavita. E poi lei mi ha detto, guarda che noi abbiamo anche questa risorsa. E ho provato a metterla in testa, effettivamente mi sono ritrovata in giro di pochi secondi, certo non erano i miei capelli, però era un ritrovare la mia immagine e quindi allo stesso tempo darmi forza per affrontare tutto un percorso che ho fatto. Vedere le persone che poi donano le trecce, donano i capelli che poi permettono di arrivare alle parrucche che vengono donate a chi sta facendo il percorso di cura, che rapporto si crea con chi fa del dono di qualcosa di sé un gesto per gli altri? Penso che sia, a volte cerchiamo dei regali costosi per avere la gioia di un'altra persona, mentre con poco, con quello che Madre Natura ci dà, perché comunque con un taglio di capelli uno poi butta, no? Perché i capelli quando vai da un parrucchiere ti siedi là, viene tagliato, viene allontanato. Pensare che invece con la tua risorsa può dare sorriso e permette a una persona di uscire di casa, perché ricordiamo che spesso quando di caro di crollo il mondo addosso, prima cosa che fai è chiuderti in casa. Perché? Perché vedi la gente insomma che subito ti chiede come mai, perché, ma invece è un momento che tu vuoi vivere però non vuoi essere chiesto come va. E sono tutti gesti d'affetto, per l'amor di Dio, però è un momento che hai bisogno di uscire di casa e quel gesto di quella persona ti permette di uscire di casa, di vedere la luce, di vedere la vita insomma che va avanti e così devi andare avanti anche tu. E in questo, ecco, oltre al dono della parrucca, il supporto dell'associazione di cui ci parlavi è un sostegno che aiuta te e tante altre persone a cercare di vivere serenamente questo percorso difficile che la vita ti ha messo davanti. Sì, non ho nulla da dire perché sono persone competenti, non è come quella persona che dice ah sì, non ti preoccupare, va tutto bene, no. Hai bisogno di confrontarti con persone competenti, che sanno il tuo problema, sanno come metterti sotto braccio e portarti avanti. Ecco, nel momento in cui tu invece vorresti lasciarti andare, ti supportano veramente. Allora, fondamentalmente perché ci occupiamo di donare parrucche a pazienti oncologici. Quindi la donazione di trecce che riceviamo, grazie a questa donazione di trecce, riusciamo a donare più parrucche possibili alle persone malate che ce le richiedono. Ogni persona la vive a suo modo, quindi ognuno può scegliere se tenere una parrucca, se non portarla, portare un turbante. Ci sono diverse possibilità per chi appunto perde i capelli durante la chemioterapia. Noi, anche grazie al sostegno psicologico che forniamo con la nostra associazione, possiamo appunto fornire le parrucche o i turbanti, oppure far scegliere la persona in quel momento come se la sente, insomma. Abbiamo una pagina Facebook che si chiama Dona con la testa, dove appunto ci occupiamo delle trecce che vengono donate. E abbiamo diversi parrucchieri che donano e anche delle persone insomma da tutta Italia, a partire da Bologna, Napoli, Frosinone, Roma e anche parecchi parrucchieri che hanno aderito, che continuano comunque a donarci tantissime trecce da San Salvo, Montenero, Vasto, Monte Odorisio, siamo veramente tantissimi. E quando una donna decide di donare, anche i ragazzi insomma ce ne sono diversi,
o contattano direttamente Dona con la Testa su Facebook, oppure possono, ci sono diversi parrucchieri che hanno aderito a questa iniziativa Dona con la Testa, dove viene regalato il taglio e quindi si possono affidare tranquillamente alla parrucchiera di fiducia e donano, e poi noi le riceviamo. Specialmente per una donna, no, adesso è banale dirlo, però specialmente per una donna è importante, sono importanti i capelli, ad alcune danno proprio la personalità, quindi il fatto che una persona, ma anche uomini, perché ci sono arrivati le trecce anche da ragazzi, il fatto che una persona in generale tolga una parte di sé per donarla ad un progetto così importante per noi è strabiliante, cioè non ci sono parole per descriverlo. Poi in base a tutte le trecce che riceviamo noi riusciamo a donare tante parrucche, cioè quindi più trecce riceviamo più parrucche riusciamo a donare, quindi è un giro di donazioni, mi piace chiamarlo fondamentalmente, quindi sì, è molto bello. Noi le mettiamo insieme, tutte quante le mettiamo insieme, le pesiamo, le misuriamo, insomma, le mettiamo tutte insieme in uno scatolone e grazie appunto a queste trecce, al peso di queste trecce, riusciamo ad acquistare le parrucche. Quindi appunto, come dicevo prima, più trecce abbiamo, più peso abbiamo di trecce, più parrucche riusciamo poi a donare, a prendere. In questo periodo che si avvicina il Natale, penso che insomma è ancora più bello donare, no? Infatti noi ringraziamo ovviamente tutti quelli che hanno donato finora, tutti quelli che doneranno, il taglio fresco che abbiamo ricevuto, ringraziamo veramente tutti quanti, perché senza queste trecce non riusciremo a fare quello che facciamo per tutti i pazienti, quindi una bella cosa, sì. Progetto bellissimo che è nato per caso, come ha spiegato Jessica, è nato per un bisogno, perché i nostri progetti nascono dove c'è un bisogno. E sicuramente è l'ultimo, uno degli ultimi nati, ma che ha portato alla luce le tante competenze, le capacità che abbiamo all'interno dell'associazione, come anche tanti altri bellissimi progetti che stanno prendendo sempre mano a mano più forma, come il supporto al paziente e al familiare, a cui noi dedichiamo veramente la stragrande maggioranza delle nostre energie. Donne, ma non solo, perché ce l'hanno raccontato anche le volontarie, qui sono anche uomini che donano fondamentalmente ad altre donne che vivono una fase particolare della loro vita. È un cerchio virtuoso che voi riuscite a portare avanti. Sì, è stata una grande scoperta, non l'aspettavamo, è stata la scoperta più inattesa, quella della donazione degli uomini. Nasce soprattutto da figli delle pazienti, ma anche da amici dei figli dei pazienti. Capita che a una fase della loro vita, della crescita, vogliano dare un taglio e hanno una sensibilità in più di donarla per una donazione. Noi stiamo vicini, come ha già anticipato Jessica, ed è il momento più importante e difficile da superare, ma abbiamo un grande staff dietro, delle grandi persone che supportano sia i pazienti che i familiari, ma anche e soprattutto noi operatori, noi volontari, che sono le nostre dottoresse, le nostre psicologhe, che da più quasi 6 anni ci supportano anche noi nel nostro ruolo di volontario, nel saper accogliere, nel saper comunicare, nel saper sostenere la necessità di quel momento, di chi attraversa la malattia. Perché lo fate? Diventi volontario perché è un qualcosa dentro che hai bisogno di restituire al mondo. È stata data una possibilità a ognuno di noi e a noi sta a decidere come ritrasformarlo, come trasformarlo, come attuare la resilienza. E poi è un circolo vizioso, è come un virus il volontariato. Nel momento in cui inizi, difficilmente riesci a farne a meno, è proprio un continuo ed è un impegno quotidiano. Non dico che il primo pensiero della mattina è subito il secondo, il primo è la famiglia,
subito dopo viene quello del volontariato. Come posso aiutare oggi? Come posso mettermi a servizio? Mai avremmo pensato di fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni se non ci fosse stata la guida di Loredana. Questa idea è nata proprio il giorno del suo funerale, ma abbiamo proprio voluto portare avanti la sua idea di mondo a colori, la sua idea di coltivare la bellezza in ognuna di noi, in ognuna delle persone che incontriamo nel nostro percorso. Abbiamo anche diverse volontarie che si occupano della comunicazione sui social. È nato proprio in questi giorni il nuovo sito internet che stiamo iniziando a divulgare e quindi abbiamo formato anche competenze interne in termini proprio di comunicazione per poter arrivare, grazie anche alla, per colpa, diciamo così, della pandemia, siamo una delle poche associazioni che sono riuscite a rimanere molto attive durante questo periodo e abbiamo messo a servizio sempre di più quelle che sono le varie competenze che sono arrivate ancora di più in questo periodo. Non sta per nascere uno degli ultimi progetti che nascerà a breve nell'anno nuovo, sarà proprio una sorta di servizi completi al paziente o a chi vuole fare prevenzione. Abbiamo diversi medici, diversi operatori del benessere che vogliono donarsi gratuitamente per aiutare, per far star meglio le persone. Quindi noi siamo felici di essere un tramite di questa rete del dono e abbiamo anche la possibilità, ci stiamo ampliando perché abbiamo appunto la generosità di molte persone attorno a noi. Non per ultimo, ecco, anche oggi, proprio in questo momento, stiamo aprendo questo nuovo punto di appoggio nella città del Vasto, a cui tenevamo veramente in modo particolare di dare un supporto e arrivare maggiormente alle persone nel territorio. Noi doniamo tutto l'anno e ce ne arrivano tutto l'anno. Arrivano per tanti modi le donazioni a Lori a Colori e spesso, dico, anche l'80% sono persone, sono donatori che non vogliono assolutamente far sapere il loro gesto, il loro donare. Invece noi ci teniamo particolarmente a volerlo divulgare senza fare nomi o cognomi, però è importante sapere che il nostro territorio è ricco di belle anime generose. E diventa anche un modo per stimolare anche gli altri, perché poi magari qualcuno che ci pensa, che ha questo pensiero di donare i capelli o di rendersi utile, magari non sa come fare, ha bisogno di quella spinta, vedere il volto di qualcun altro che l'ha fatto, magari è quella scintilla in più. Sì, infatti io lo spieghiamo sempre ai donatori dei capelli quando chiediamo la loro storia, no? Se raccontano la storia di quella treccia, chiediamo proprio un contributo per due motivi. Abbiamo visto che ci sono due ritorni per ogni storia. Uno è il moltiplicare delle donazioni. Ogni post che noi facciamo ci sono altre chiamate che arrivano per donare i capelli, ma ce n'è un'altra ancora più intima. Quella più intima è che i pazienti che ricevono poi le parrucche vengono a conoscenza di questo grande movimento di generosità che c'è dietro e quando lo raccontiamo, facciamo vedere le storie, facciamo vedere i post, facciamo vedere le storie che abbiamo pubblicato, loro rimangono molto colpiti perché non se l'aspettano, non conoscono questa rete del dono, questa generosità nei loro confronti e lì lo vedono in modo tangibile. Ma quindi questa parrucca dietro a tutto questo, rimangono veramente molto colpiti.